Allora, va bene, quello che vedete è un mix di servizi di Crashing Art che di solito inizia con la frase salve a tutti e benvenuti in Crashing Art. È un contenitore all'interno del nostro telegiornale su Second Life. Noi siamo tre, io, Slo e Kerstin, e da un anno e mezzo facciamo un TG su Second Life. Crashing Art è un contenitore, scusate, ma sono proprio emozionata, devo prendere fiato. È un contenitore nato nell'ottobre scorso, nel quale appunto cerco, perché lo curo io, di raccontare l'arte in Second Life. Un aspetto che mi piace dell'arte in Second Life è l'impermanenza, cioè quello che c'è a volte sta lì per un periodo molto limitato e poi scompare. La prima volta ci sono rimasta piuttosto male di questo scomparire delle opere d'arte, delle land, delle installazioni. Scusate, ma sono proprio. Stavolta non c'è l'avatar. No, perché noi siamo molto più bravi da dietro, no? Perché appunto non siamo abituati a parlare. E appunto questo aspetto dell'impermanenza e del fatto appunto che le land e le opere d'arte spariscono è in parte ovviato da quello che è il nostro lavoro. Cioè noi non siamo professionisti, siamo veramente dei dilettanti. Io personalmente ho imparato qualcosa di montaggio da poco, anche grazie ad Elki, che saluto. Perché ha fatto dei corsi veramente interessanti. E quindi niente, quello che era prima cronaca è poi diventato archivio, cioè molte delle installazioni, degli eventi, delle opere d'arte delle quali abbiamo parlato non ci sono più e sono rimaste soltanto nei nostri video. E quindi io volevo finire con una domanda, visto c'è anche Roxelo, ma non è che l'impermanenza dell'arte è proprio il valore dell'arte in Second Life? Io la risposta non ce l'ho, me lo chiedo a voi, perché secondo me è un valore il fatto che un'opera possa sparire. E quindi vorrei sapere se qualcuno ha un'idea in merito. Sì, diciamo, ha anche un valore il fatto che possa sparire, però rimane il problema della fruizione, solamente anche per chi non ha la possibilità di entrare in Second Life. Diciamo, l'arte si percepisce, o la creatività in genere, in tante maniere, poi quello che rimane nella storia dell'arte lo dirà qualcun altro. Noi quello che preme è fissare questo momento anche culturale, diciamo, prima di valore artistico c'è cioè un valore culturale. La prima operazione che abbiamo effettuato è quella di metterlo a conoscenza, e quindi la prima fase, la valorizzazione, è la conoscenza. La seconda, secondo me, è attivare delle politiche come quelle che si stanno attivando, relative alla salvaguardia, alla tutela e quindi anche alla promozione. Grazie. E io volevo ringraziare tutti quelli che non sono qui e che fanno a loro volta video, foto, portano insomma testimonianze di eventi e di arte in Second Life. In particolare spero ci sia in streaming, che mi stia seguendo. Volevo ringraziare e salutare Fiona Simon, che è una fotografa bravissima, che è stata citata anche ieri. E poi volevo ringraziare appunto chi ci ha ospitato. Ora che mi sono calmata, ho anche finito e felice seconda vita dalla vostra Papper Papp.